La flora batterica dell'intestino svolge un ruolo centrale nella digestione, grazie alla produzione di sostanze come vitamine e acidi grassi a catena corta, e contribuisce alla protezione dai patogeni. L'apporto di una concentrazione sufficientemente elevata di probiotici protegge l'intestino dagli agenti patogeni, con conseguente riduzione dei disturbi gastrointestinali e rafforzamento delle difese immunitarie. L'importante è selezionare i batteri in base alle qualità dei rispettivi ceppi, in modo da utilizzare quelli che negli studi scientifici si sono dimostrati efficaci per la fascia di età consigliata. Inoltre, la combinazione di probiotici con il lievito Saccharomyces boulardii o con prebiotici offre un'efficacia ancora maggiore. Una recente ricerca dimostra che l'assunzione di Saccharomyces boulardii in combinazione con 4 ceppi batterici aiuta a combattere disturbi quali stitichezza o diarrea e a ridurre lo sviluppo di colonie del pericoloso batterio Pseudomonas. In alcuni casi, serve sostenere l'equilibrio della flora intestinale con una miscela specifica di inulina e di frutto oligosaccaridi. Una tale combinazione prebiotica, a brevetto Beneo, si è dimostrata scientificamente efficace nell'aumentare la frequenza di evacuazione. Recenti studi scientifici confermano inoltre l'importanza di rinforzare le mucose prima dell'assunzione di probiotici. Il muco, sostanza che protegge l'epitelio intestinale e fornisce supporto al microbioma, ha principalmente la funzione di allontanare, bloccare ed eliminare gli agenti patogeni e di aiutare a fissare soprattutto i batteri benefici. Il rafforzamento delle mucose è possibile mediante l'assunzione delle unità di base che costituisce il muco, in particolare L-treonina e 2-fucosillattosio, un oligosaccaride del latte materno, HMO, a brevetto Care4U. Rinforzare le mucose è indispensabile ad ogni inizio di una terapia probiotica.